Buonasera, è un po' che non ci vediamo, eh? Fa un pochino caldo e siamo qua a fare una cucina questa sera, una parmigiana di zucchine. Allora, in questo periodo è facile trovare delle zucchine abbastanza grandi. Cosa abbiamo fatto? Le abbiamo tagliate a metà e poi a fettine. Le abbiamo, le stiamo friggendo con l'uovo sbattuto e dopodiché ci faremo una bella parmigiana. Ok, io nel frattempo mi sono portata un pochino avanti, così facciamo presto presto. Adesso accendo anche il forno, ecco qua, le nostre fettine fritte, vedete che belle, tutte dorate con l'uovo, semplicemente così. Quindi abbiamo sbattuto l'uovo con il sale e le stiamo friggendo. Adesso accendiamo anche il nostro forno. Ok, così si riscalda e friggiamo, continuiamo a friggere. Olio ben caldo, prendiamo le nostre zucchine. Ciao Ivan! Tutto bene? Ok, adesso le passiamo nella farina, in questo modo, e poi le metteremo nell'uovo. Passate nell'uovo, le andremo a friggere, semplicemente. Ok? Benissimo. Quindi, prendiamo le nostre zucchine, le passiamo nell'uovo, in questo modo, e le mettiamo in padella e li facciamo friggere. Poi abbiamo preparato del prezzemolo tritato, della mozzarella di bufala, l'abbiamo affettata, e del formaggio grattugiato. E poi ci metteremo anche delle noci e dei semini per dare quel tocco in più particolare alla nostra bella parmigiana di zucchine. La faremo bianca, senza pomodoro. Ecco qua, diventa un pochino schizzosetta. Cambiamo un pochino, bisogna cambiare un pochino. Poi vedremo anche come si possono fare ripiene, i zucchini grandi vengono buonissimi con la carne. Ecco qua, ci siamo, abbiamo quasi terminato di friggere, così poi vediamo come montare la nostra parmigiana, va bene? Eccoci, perfetto, ci siamo, abbiamo terminato, questa è l'ultima, e la facciamo friggere. Qui abbiamo la nostra placca. Ciao Liza, come vai? Tutto bene? Ciao Ivan! Qui abbiamo la nostra placca da forno, eccola qua, l'abbiamo ingorrata, la prepariamo qui. Poi giriamo le nostre zucchine, eccole qua. Sono quasi pronte, un profumo, queste sono buone anche così, eh? Ve lo posso assicurare. Poi qui abbiamo una bella mozzarella di bufala e l'abbiamo tagliata a fettine. Eccole qua. Così faremo un bel strato di zucchine di mozzarella di bufala. Qui abbiamo del formaggio grattugiato, misto, metteteci anche del pecorino perché le zucchine sono dolci, quindi il pecorino ci sta bene. Potrebbe andarci bene anche qualche alicetta, eh? Ci sta. Ci sta bene anche qualche alicettina, a chi piace. Vediamo un po', se ce ne metteremo qualcuno magari su una parte con e una parte senza. Va bene? Gli darà quel carattere in più. E poi, ecco qua, queste sono noci, semi di zucca, mandorle affettate
un bel misto. Ne metteremo un pochino per dare un pochino di croccantezza alla nostra parmigiana di zucchine. Bene? Ciao Domenica! Eccoci qua, ci siamo, eccole qui, sono quasi pronte, e abbiamo terminato con le nostre zucchine, ecco fatto, ecco qua, perfetto, abbiamo qui, ecco là, le altre nostre zucchine le abbiamo già preparate, quindi una zucchina grande, vedete quanto sviluppa, un bel po'. Un bel po', quindi è sufficiente. Ecco qua, sono pronte. Tiriamo su dall'olio. Così. Eccoci qua. Ok, quindi adesso prendiamo la nostra bella placca da forno. Vediamo, facciamo vedere per benino. Eccola, la nostra placca da forno, benissimo. E cominciamo a mettere uno strato di zucchine. Ok, mettiamo uno strato di zucchine. Uno strato di mozzarella. Ciao Domenico. Mettiamo la mozzarella di bufala, in questo caso potete utilizzare anche quella che avete, non è un problema. Ecco qua, un bello strato di mozzarella. Ma dicevamo che ci sarebbe bene anche qualche filettino di acciughina. Vi metteremo qualcuno. Magari soltanto su una parte. Perché magari a non tutti piace. Fare una cosa un po' diversa. Ecco qua. Mettiamo un filettino di acciughina qua e qua. Poi ci mettiamo il nostro formaggio grattugiato. Eccolo qua. Una bella dose di formaggio grattugiato. Ok. Un pochino di prezzemolino, che non guasta mai. Poi, come vi dicevo prima, ci mettiamo un pochino di questi semini. Ciao Edoardo! Ecco qua, un po' di semini, qualche noce, qualche semino. Viene qualche cosetta proprio particolare. E ragazzi, guardate un po'. Si vede? Eccola qua, vedete? Abbiamo messo diversi strati e andiamo a proseguire. Mettiamo magari nell'altro senso le zucchine, in questo modo. Mettiamo la mozzarella. Ecco
passiamo sempre da una parte qualche filettino di acciuga, da questa parte, così. Continuiamo con il formaggio. Ciao Edoardo! Un bel po' di formaggio ce lo mettiamo, mi raccomando, non siate avari. Ok, il prezzemolino, i nostri semini con le nostre noci, ecco qua, e mettiamo l'ultimo strato delle nostre zucchine. Avete visto? Siamo stati velocissimi, quindi non ci vuole molto per prepararla. Ecco qua. Mettiamo l'ultima mozzarella. Eccola qua. Ecco fatto. Quindi con una zucchina abbastanza grande abbiamo fatto una bella parmigiana. Quindi mettiamo l'altro formaggio, ecco qui, il nostro forno ben caldo a 180-200 gradi, ok, un po' di prezzemolino, ecco fatto. Ciao Mara, ciao bellissima. Ci mettiamo qualche altra noce e qualche altro semino. Ecco qua. Beh, che dite? È già bella così? Ecco qua. Adesso ve la faccio vedere bene. Ecco la nostra parmigiana. Per quattro persone è ideale. Bene. Adesso andremo in forno. Ciao Ivan! Allora, sono zucca, noci, mandorle e girasole. Sono i semini che si utilizzano spesso per insaporire bene le insalate. Potete mettere anche solo noci o solo mandorle. È giusto per dare quel tocco in più. Ok, adesso ci siamo. La possiamo mettere in forno, 180-200 gradi, e la facciamo gratinare. Ci vediamo dopo. Un bacio e un abbraccio a tutti. A dopo. Ciao. Ok, eccoci qua. Dopo un quarto d'ora e 20 minuti, poi dipende sempre dal vostro forno. Ecco qua. Come vedete, la nostra parmigiana è pronta. Le zucchine è bella dorata. Un consiglio, prima di servirla, aspettate qualche minuto che si ferma e rimane bella pronta. Qua, questa sera me la mangio io, quando la preparerete la mangerete voi. Benissimo, vi do un bacione grande e ci vediamo e ci sentiamo alla prossima ricetta, ovviamente. Grazie di tutto, buona serata.